Tutto pronto o quasi per il concerto di Vasco Rossi, la doppia serata, quella del 22 e del 23 giugno, cambia di fatto anche la viabilità di tutta la città, perché da oggi Viale del Fante diventa una grande isola pedonale, un po' come succede quando il Palermo gioca in casa, con la chiusura da Piazza Leoni a la zona, insomma, di Case Rocca, e compreso anche via Cassarà. Sarà possibile girare intorno alla rotonda di Piazza Giovanni Paolo II, ex Piazza De Gasperi, ma per i giorni dei concerti è stata prevista anche un piano straordinario di viabilità che interesserà soprattutto i mezzi pesanti, ovvero i pullman. Se ne attendono circa 500, tutti quelli che verranno dalla Sicilia orientale o da fuori della regione e quindi percorreranno la 19 avranno l'obbligo di fermarsi alla Fiera del Mediterraneo, che diventerà una grande area parcheggio da dove partiranno e delle navette per raggiungere l'isola pedonale, quindi in questo caso Viale del Fante e Piazzale Leoni. Chi invece arriverà dalla zona della Sicilia occidentale, i pullman dovranno necessariamente parcheggiare nella zona di Piazzale Ambrosini, ovvero stazione Francia. E coloro che invece arriveranno con auto privata dovranno necessariamente lasciare l'auto a Piazzale e da lì prendere le linee urbane. In questo caso l'AMAT ha garantito un passaggio della linea 544 ogni 20 minuti. Insomma, ci sarà un grande dispiegamento di forze dell'ordine, della polizia municipale, saranno interessati ovviamente gli obiettivi sensibili, ma è soprattutto una grande festa. Allora, qua sono attese 70.000 persone nelle due serate, e da giorni ci sono anche diversi fan che si sono accampati alla piazzale Enrico Loggia, ovvero quello che è adiacente al lato curva nord dello stadio Renzo Barbera, in attesa appunto del grande concerto di Vasco Rossi. Noi ieri li abbiamo intervistati e allora vi riproponiamo un estratto di queste interviste. Certo, siamo prontissimi e come potete ben vedere siamo qui alle tende per poterlo attendere e poter stare più possibile sotto i suoi occhi e sotto il suo cuore e sotto alla transenna. Ma lo seguite in ogni sua tappa? Più o meno, fatto Rimini, Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Abbiamo cominciato a Rimini quest'anno, poi abbiamo saltato Bologna, ma siamo tornati a Roma, ora siamo qua e poi andiamo a Salerno. Stiamo aspettando perché Roma è stato fantastico, partiti da Rimini, Bologna, Roma, adesso stiamo aspettando questo qua di Palermo. Gioia!